La filosofia spicciola. Siamo un gruppo di artisti alpini, Lucia Patostina, si fissa alcune letture e testi dei popoloni. Buonasera a tutti, benvenuti a questo posto straordinario. Ringrazio per primo l'amministrazione del comune di Cairano che ha voluto prepararlo, allestirlo per voi, per dare compimento a questo percorso che è partito una settimana fa dalle querce dell'Occhino, Andretta, è salito al Formicoso, è andato alla quercia di San Vito, di Aquilone, poi è entrato dal sentiero della Cupa di Calitri. A Calitri si è trattenuto in 2 giorni ed è andato ieri qui sotto nella stazione di Conza, Andretta Cairano, e ora ascende finalmente a questo luogo, questa specie di per chi sta sotto. Io devo confessare che l'ho sempre visto soltanto quando ero bambino, lo si vedeva, era così in alto che non come tutte le cose posto in alto, si faceva fatica a immaginare chi lo popolasse, cosa, e ho preferito sempre non andarci. E quindi ci sono andato proprio in tarda età, sempre per conservare quel mistero, cosa ci sarà là sopra. E quello che c'è là sopra è questo che vedete, in una straordinaria notte come questa. Ora c'è una leggenda che mi sentivo dire da ragazzino, anzi da bambino, guardandolo dall'occhio, diceva: ecco, non solo là sopra quelli che ci stanno, chissà come sono fatti, si dice solo che abbiano grosse coppole in testa e quindi li chiamano così coppoloni. E allora io, per farmi accettare dalla comunità, ho procurato il più grosso che sono riuscito a trovare. L'ho trovato nello tenere la Chiaguccia in Serbia, dove c'era un festival straordinario, i grandi maestri del baccano. Noi ci siamo fatti prendere la mano anche noi, e tutti quanti noi non abbiamo più la voce, come la ninfa e quella pronta del baccanale. Con quel poco di voce che c'è, però, vorrei parlare con uno straordinario scrittore, studioso, che da molto tempo si dedica, insomma, io vedo la sua opera un po' dedicata così al lume dell'intelletto, insomma, al percorso come la ragione illumini, ecco, il percorso umano, e lo affranchi dalle paure, dalle superstizioni, dalle insidie delle religioni. Dal momento che dicevo, l'altra leggenda che stava qui è il fatto che in questo dirupo si allevassero, coltivassero, forse nascessero spontaneamente, forse si andassero a rifugiare i scienzi, come si chiamano, che sarebbero i segni dell'intelletto, proprio quelli che Orlando, anche Ariosto, faceva cercare Astolfo sulla Luna. E che succede? Io non so. Io sono spento, ci riesco a un contatto che non mi riguarda. No, è perché c'è un collegamento in linea che stiamo cercando di fare, perché allora, parlando e pensando ai scienzi dell'intelletto, mi è capitato di incontrare e di provare una estrema simpatia per Pier Giorgio Di Freddi, di invitarlo qui alla rupe dei scienzi, come dire, a parlare proprio del percorso dell'intelletto, del senno, ecco, del senno, e anche soprattutto visto che si tratta di una notte di non solo di luna piena, ma di una luna gigante, come magari ci succede, a parlarci quindi di luna, di astrofisica, di senno dalla Terra alla Luna. Ecco, non ho potuto per motivi seri essere fisicamente presente qui, ma forse quasi quasi ne troviamo aggiornamento, perché possiamo sentire la sua voce in collegamento, quindi proprio immaginarcelo come se parlasse della loro conoscenza o addirittura della Luna. E con noi in linea, signor Di Freddi. Sì, sono qua, mi sentite? Avete un ritardo nella voce che vi rende ancora più marziano. E beh, certo, perché sono sulla Luna, in realtà tu non hai svelato il mistero che io non ho potuto venire da voi, perché in realtà oggi mi trovo sulla Luna e la mia voce arriva dopo qualche secondo di viaggio. Comprendo. Dunque, come si vede, a suo parere, come noi siamo abituati a vedere questa cosa, ma dalla Luna come si vede la Terra?
Ah, questa è una domanda meravigliosa che naturalmente si sono già posti altri in precedenza, e in particolare due persone che noi scienziati consideriamo un po' i nostri padri fondatori, potremmo così chiamarli. Uno è Galileo, che tutti conoscono ovviamente, no? Il nostro primo e più grande scienziato italiano, e l'altro è invece Keplero, che era un suo contemporaneo e che faceva più o meno le cose che faceva Galileo. E la cosa interessante appunto è che tu mi hai fatto una domanda, no? Così completamente improvvisata, io non sapevo quali domande mi avresti fatto, no? Ma chi di voi ha letto Galileo? Anzitutto quelli che non l'hanno letto dovrebbero correre subito questa sera a comprarsi una copia e poi a leggerlo, perché Italo Calvino, che in fondo di letteratura se ne intendeva, diceva che Galileo è stato il più grande scrittore italiano, naturalmente morto, perché poi tra i viventi non oserei mai dire qualcosa del genere, no? Soprattutto di fronte a te che mi stai sentendo, no? Però tra quelli morti, diciamo così, no? È stato il più grande scrittore italiano. Quindi Galileo scrive benissimo, tra l'altro, vale la pena di leggere proprio il suono delle sue parole.